Allora, oggi come mi avete chiesto, parliamo un po' del 5G, che cos'è, che cosa non è, se fa male, se non fa male, e poi vi vorrei introdurre, diciamo così, il concetto, tutto sì, il concetto che sta dietro all'Internet delle cose, ma soprattutto che applicazioni può avere l'Internet delle cose, perché è così importante il 5G per l'Internet delle cose. Ok? E poi ovviamente parliamo di quello che volete. Intanto avete domande rispetto alla volta scorsa? Che in realtà non mi ricordo neanche di cosa abbiamo parlato, però se Ma magari. io sì, sono Francesca, io sì, volevo dire una cosa. Sì. Cioè, vabbè. Allora, io ho provato a usare l'applicazione per la chiavetta e Ok, sì. ho visto che non è proprio una cosa semplicissima e credo che praticamente devo smanettarci un po', devo prenderci confidenza. Volevo chiedere, esistono delle chiavette? Tra l'altro non ricordo il nome di questo dispositivo, l'ho incrociato più volte il nome, ma non me lo ricordo. Volevo sapere se esiste una chiavetta di questo tipo, però che funzioni come le normali chiavette USB a cui siamo abituati, senza tante, cioè quelle chiavette che sono estremamente semplici per caricare e scaricare. Ne esisterebbe una versione semplice, anche se questo comporta di dover rifare l'acquisto. In realtà no, nel senso, quella è la Sì. chiavetta e purtroppo, cioè nel senso, i sistemi operativi sono leggermente diversi, no? Perché? Perché i sistemi mobili devono avere un certo tipo di funzionalità, mentre i sistemi fissi, chiamiamoli così, anche se un portatile per esempio non è fisso, però servono appunto per altre funzionalità, tendenzialmente più di ufficio e cose o grafica, eccetera, cose di questo tipo. Quindi per questo sono leggermente diverse come cose. Però se non ricordo male, lei aveva detto che quando attaccava la chiavetta al telefono, vedeva tutte le cartelle come se fosse collegato con il computer, giusto? Se non ricordo male, magari. Sì, vedevo tutte le cartelle come apparivano quando collegavo lo smartphone al Al computer. computer. Sì, qualcosa del genere mi è ricomparsa anche quando l'ho fatto con la chiavetta, questa volta passando attraverso l'applicazione che mi ha fatto conoscere lei, che in Ok. effetti quell'applicazione è appropriata e funziona. Sì, purtroppo, nel senso, o si usa l'applicazione oppure si usa il sistema file, chiamiamolo così, del sistema operativo. Quindi quando vede tutte quelle cartelle, diciamo, che compaiono, è il sistema file del dispositivo, non è tanto l'applicazione, ma il proprio sistema file. E in quel senso allora si spostano cartelle, foto, file o quel che è. Ok? È come se collegassi il telefono al computer tramite il cavo. Però Sì. purtroppo non ci sono metodi più semplici, diciamo, di questi, perché cioè, probabilmente serve ancora un po' di tempo ai produttori di telefoni per fare qualcosa ancora di più semplice. No, Probabilmente. secondo me compaiono tutte e due le possibilità. Esiste l'altra possibilità più semplice, però bisogna prenderci confidenza, Alla mano, sì. lo farò, ecco. E la domanda era appunto, se esiste un tipo di chiavetta così, ma più semplificata, però lei mi ha già detto di no, e quindi vabbè, mi eserciterò su questo, cioè sono certa che poi in modo lo trovo, devo proprio prenderci confidenza. Sì, se mai esiste, cioè è vero che esistono altre chiavette simili. E che quindi le applicazioni possono cambiare, di conseguenza può cambiare proprio tutta quella che viene chiamata la user experience, no? Quindi l'esperienza dell'utente nel momento in cui va, per esempio, a copiare le foto piuttosto che i file, eccetera. Però fondamentalmente funzionano tutti allo stesso modo, tutte le chiavette funzionano allo stesso modo, hanno l'applicazione,
effettivamente quello che può cambiare, ma veramente di poco alla fine, è l'applicazione stessa. Però, cioè, non, come dire, magari investire un po' più tempo a esercitarmi piuttosto che comprare un'altra chiavetta e rischiare di trovarmi un sistema che è analogo a quello che ho già. Non so come dire. Sì, sì, credo che lo farò. Poi si tratta proprio di mettersi un po' a studiare, perché ci sono le istruzioni, bisogna andare nelle impostazioni, cioè devo dedicarci del tempo, non sì. Sono spaventata. Mi aspettavo una cosa più semplice, però credo che dopo aver seguito questo corso questo anno sicuramente riuscirò a gestirla, ecco. Non ho il timore di non riuscirci, magari non a pieno, ma perché credo che nessuno di noi che frequenta questo corso riesce a fare tutto a pieno, però penso di farcela. Okay. Ecco, e poi l'altra cosa che volevo chiedere è se ci resta ancora tempo nelle lezioni dei prossimi giorni fino alla fine di giugno, se ne potesse dare qualche spiegazione sul QR code, okay. In particolare la questione riguarda questa green card che dovrebbe essere approntata, e io rispetto al QR code non ci ho mai capito granché, non l'ho mai utilizzato, l'ho caricato sul mio cellulare e non capisco se il QR code funziona attraverso l'applicazione che scarichiamo noi sul cellulare, oppure se in certi programmi che esistono sullo smartphone, per esempio quello della banca, se questi hanno già inserito di loro un QR code, oppure la stessa cosa per le applicazioni che riguardano la sanità, cioè se in una delle lezioni prossime potesse darci dei chiarimenti su questa faccenda, sempre se questo interessa anche agli altri e se non porto via troppo tempo a lei. No, no, in realtà sono meno di 10 minuti probabilmente, nel senso sì, che… il 1° luglio lo mettono sul sito, il green card, ho visto ieri. Cioè, è stato approvato, ma il 1° luglio ufficialmente ci sarà. Però, non lo so, le spiegazioni vanno sempre bene, Luca, grazie. Grazie a che l'hai ricordato anche tu, la mia collega. Sì, come ben potrete capire, attualmente sono fuori dal mondo, quindi nel senso sono poco informato sul Green Pass, eccetera. Però la prossima volta ne vediamo. Comunque, in linea di massima, il QR code… Ah, scusi, Luca, se la interrompo. Credo che in questo momento non ci siano delle informazioni complete, sicure sul Green Pass. Quindi io non perderei tempo. Io l'ho appena fatto. Si va lì sul coso della regione Lombardia, si compila, si entra con SPID. Ecco. Dopodiché te lo fanno compilare e ti danno o lo stampi oppure te lo tieni come una GIF, come una foto sul cellulare, e poi è lì che c'è dentro un QR code che serve per identificarti, ecco, tutto lì. Ok, la prossima volta lo vediamo assieme. Ti sono scritte le tue vaccinazioni, niente di che, insomma, ecco. Okay. Ma non è il foglio che ci hanno dato quando ci sono vaccinati, no, diverso. No, è proprio andando sul foglio della regione, va bene. Con la cosa lì, lo speed, sì. Per cui sanno chi sei. Ecco. Sì, sì, grazie Donatella, grazie. Niente. Marina ha una domanda? Sì, grazie, buongiorno. Volevo sapere, io ho avuto necessità di mandare una mail alla quale dovevo allegare un documento fatto di 7 fogli. Prima ho scannerizzato questi 7 fogli e li ho salvati sul computer in documenti praticamente mi veniva fuori scannerizzato 1, 2, 3 eccetera, e poi quando ho inviato la posta ho dovuto a uno allegare questo. Mi chiedevo, ma
Questa cosa avviene perché io ho una stampante piccolina, diciamo, da casa, o c'è la possibilità di raggruppare tutti questi fogli, fare un file unico, quindi quando uno lo riceve, apre e si trova tutti i fogli insieme, insomma. Allora, quando ha scannerizzato, giusto? Sì. Quando scannerizziamo dei documenti dallo scanner, sì, vengono acquisite delle immagini, non vengono acquisiti i documenti in sé, ok? Di conseguenza, sì, poi bisogna unire tutti questi documenti se si vuole avere, per esempio, cioè che ne so, è il modulo del 730, per dire che ha 5-6 pagine, adesso non mi ricordo, sì. Sì. Fonte retro, sono 7 immagini diverse, bisogna unificarle ovviamente in ordine, per poi sì, avere un unico file. Quindi, se andate su I Love PDF, allora, il primissimo metodo che potete fare, che è estremamente semplice, è quello di andare su Word. Ok, adesso questa qua è la mia tesi, evitiamo, perché se cancello qualcosa poi potrei impazzire molto gravemente, però quello che possiamo fare, la primissima cosa, è proprio prendere le immagini, incollarle qui, su Word, ok? Ovviamente la prima pagina è la prima pagina del documento che abbiamo scannerizzato, ok? Poi si inserisce la seconda foto, seconda pagina, terza, bla bla bla, finché non si ha tutte le foto all'interno del documento. Dopodiché si può o salvare il documento tranquillamente, diciamo così, in formato doc, quindi in formato Word, oppure andando su file e facendo salva con nome, ok? Possiamo salvarlo in PDF, vedete qua, PDF, il PDF è un formato di file che non può essere modificato da chi riceve il file, ok? Ma scusa, non ho capito, allora io quando me lo scannerizza io gli dico già di salvarmelo in PDF, no? Quindi mi viene su documenti, per esempio, no? Mi viene, okay, su documenti. Poi, allora, poi da lì cosa faccio? Come faccio a metterlo su Word? Scusa. Okay. No, pensavo fossero immagini, ma se lei salva proprio in PDF bisogna fare un'altra roba. Allora, si va su I Love PDF. Questo qua, segnatevelo, che è uno strumento molto, molto versatile e bello. C'è anche per il telefono, per dire. Vede qua che c'è scritto Unisci PDF? Sì. È proprio il primissimo. Lei preme sopra. Sì. Seleziona i PDF, quindi adesso prendo robe totalmente a caso, anche se non è, sì, il computer. Sì. Però vediamo cosa c'è. Sti qua i buoni dell'S lunga che ci sono stati regalati. Possiamo cambiare l'ordine, vede? Quindi mette pagina 1, pagina 2, pagina 3 in base all'ordine suo, diciamo. Dopodiché qua c'è scritto Unisci PDF. Preme su Unisci PDF. Adesso con calma stai elaborando il tutto. I PDF sono stati uniti, scarica il PDF. Lui scarica il PDF. Se apriamo adesso il PDF, ce li abbiamo tutti in ordine. Se me lo apre, ok. Con calma, vedete, sono tutti in ordine. Quindi io devo scaricare I Love PDF, l'applicazione, no? Serve cercarlo, può anche da internet, da Google Chrome, da... Scrive I Love PDF, quindi... Sì, .com. Tra qua e preme Unisci PDF e poi tutto quello che abbiamo visto, quindi seleziona i PDF, PDF che ha bisogno di unire. Sì. Ah, ecco, ho capito. Grazie, sì, perché era una roba da mandare a un avvocato, ho detto ma che figure che faccio, però in questo momento non so proprio fare diversamente. Va bene, grazie. Scusami, io sono ancora più indietro della Marina, io non riesco neanche a scannerizzare col mio computer perché non mi funziona il programma della stampante. Come si fa a scannerizzare con un computer se non si ha il programma adatto? Là bisogna... come dire, maneggiare per bene le cose, nel senso che bisogna trovare il driver giusto. Senza driver la stampante non funziona proprio, o meglio, perché ci sono i driver dello scanner e i driver della stampante. È come dire,
la stessa stampante ha più driver, più linguaggi, diciamo così, di comunicazione tra il computer e la stampante stessa. Di conseguenza dobbiamo trovare questi driver. Quindi il metodo primissimo da fare è scrivere il nome della stampante in maniera molto precisa, quindi il modello, non la marca. Cioè, bisogna posso avere il driver della stampante, non c'è niente da fare, insomma. Non c'è un programma che mi si attacca alla stampante. Io ne avevo bisogna trovare i compatibili. Collega la stampante. E io gli ho messo il filo diretto, ma però non funziona. Serve il driver. Bisogna trovare magari dei driver compatibili, quindi magari scrivendo il nome proprio della, il modello della stampante, poi si riescono a trovare i driver compatibili che non sono della stampante stessa, ma sì, magari... Sì, di come marca... con i toner che si... No, taruccano. Sì, ho capito, sì. Vabbè, stiamo cercando di fare. Comprerò la stampante nuova che era il mio programma iniziale. Ok, grazie. Per esempio, la mia stampante che è una Samsung che costava... quella da ufficio, diciamo, bella grande, insomma, adesso non trovo più i driver della Samsung perché sono passati all'HP, cioè se l'ha proprio comprata l'HP tutta la linea, di conseguenza io mi vado a scaricare le robe dell'HP e non più come si chiama, della Samsung. Ok. Avete altre domande? Faccio ok. E allora dai, vi spiego un po' il 5G e tutto quello che ci siamo detti. Qui vi ho voluto far vedere questa piccola linea temporale, che è veramente piccolissima, 20 anni, no 30 anni, che fa vedere un po' l'evoluzione di quella che è stato, che sono stati i vari G, chiamiamoli così, della nostra vita, no? Fondamentalmente, nel senso, prima avevamo il 2G, no? I primissimi telefoni, o meglio, non i primissimi telefoni, perché ecco, i primissimi telefoni funzionavano ancora prima, diciamo, rispetto ai G, chiamiamoli così. Però vedete, il 2G faceva girare gli SMS e la velocità era di 0.1 megabyte al secondo, che nel 2021 è del tutto improponibile. Perché? Perché vuol dire... cioè, come dire, prendete un post-it, ok? Lo tagliate in 100 pezzi e ne inviate uno ogni secondo. Cioè, andate alle poste una volta al secondo a inviare tramite una busta, eccetera, all'altra persona. Quindi capite che è veramente improponibile nel 2021 avere questa velocità qui. Infatti, vedete, nel tempo siamo passati da 0.1 megabyte al secondo a 1,10 gigabyte al secondo. Vuol dire che io mi scarico un film in un secondo con il 5G. Non in un secondo preciso, perché comunque in Italia non è che abbiamo così tante belle torrette rispetto ad altri stati, però a livello teorico, diciamo, faccio girare di tutto in pochissimi secondi. Okay? Questo per farvi vedere come nel giro veramente di 30 anni ci sia stata un'evoluzione pazzesca. E ovviamente anche questa evoluzione pazzesca, ne abbiamo parlato un po' alla conferenza, ha delle proprie implicazioni, ok? Soprattutto a livello psicologico e sociale, ma anche medico, ok? Perché? Perché comunque è vero che un minimo di radiazioni ci sono, però cosa vuol dire? Cioè, da il minimo di radiazioni alle teorie del complotto tipiche italiane, perché a noi piacciono queste cose qui, scusate che è uscito sto avviso, ne passa tantissimo, ok? Perché? Perché è vero che ci sono tante radiazioni, pensiamo al telefono ogni giorno, pensiamo al wifi, pensiamo al computer, pensiamo a tutte le torrette, al GPS, al satellitare, tutti i dispositivi che abbiamo emettono un minimo di radiazione, anche il frigo, anche la lavatrice, ok? Quindi tutti i dispositivi che abbiamo. Il microonde poi non ne parliamo, ok? Solo che cosa viene creato, diciamo? Vengono create delle barriere, chiamiamole così, architettoniche fondamentalmente, che permettono una minore dispersione di radiazione, ok? Faccio anche un esempio molto più banale, diciamo. Il 4G emette più radiazione del 5G, per dire. Perché?
perché le sue frequenze sono più alte rispetto al 5G, che sono molto più basse rispetto appunto ai precedenti. Quindi le teorie del complotto odierne, diciamo così, che vabbè, vedono anche il 5G come creatore del coronavirus e cose di questo tipo, perché veramente siamo non al limite della fantasia, perché siamo già nella fantasia, ok? Adesso, scusate se sono un po' ipercritico su sta cosa, però molto spesso bisogna un po' mettere i puntini su lei. Però ecco, il 5G ha frequenze minori, ok, più basse, rispetto agli altri precedenti, e questa cosa qui non crea, ok, problematiche, almeno ad oggi si è visto questo. Infatti una cosa importante che vi faccio vedere, questo qua è un, sono due tipi di studi che vengono effettuati sia in psicologia che in medicina, ma anche nelle altre scienze, diciamo così, un po' più medico-sociali. E quindi questi qua sono i due tipi di studi più famosi, diciamo, le due branche principali. Abbiamo i cross-sectional, che sono fondamentalmente un campionamento. Quando l'Istat vi manda a casa il libricino da compilare, oppure vi chiamo, ve lo fa fare compilare su internet online, voi state compilando tendenzialmente un cross-sectional, quindi fondamentalmente compilate i test, compilate le demografiche, eccetera, eccetera, e si va a campionare, vedete, una parte della popolazione, con cui dopo faccio inferenze, quindi da queste due persone qui generalizzo tutte le altre persone, con tutti i limiti che questa cosa consegue, ovviamente. Quindi al momento la maggior parte degli studi sul 5G e le altre tecnologie, le radiazioni, eccetera, sono più che altro cross-sectional, ok? Con il tempo si stanno creando, non si stanno creando perché sono già in attivo gli studi longitudinali, però ovviamente servono vari tempi, ok? Vedete, questo qua è un esempio, c'è il bambino, o meglio il neonato, il bambino un po' più cresciuto, l'adolescente, il giovane adulto, l'adulto e l'anziano, ok? Cosa fa lo studio longitudinale? Va a vedere nelle varie fasi di vita, oppure in varie fasi temporali, per esempio ogni 6 mesi, ogni anno, ogni mese, per dire, va a vedere la stessa variabile, ok? Facciamo un esempio. Per il 5G, se a me interessano l'impatto delle radiazioni, per esempio, sulla formazione del cancro, ok? Vado a vedere ogni 6 mesi, ogni anno, o in base a come si vuole studiare, la percentuale, per esempio, di alcune, banalmente, per esempio, dei globuli rossi e bianchi, per dire, oppure di altre analisi del sangue, piuttosto che ecografie, piuttosto che altre analisi di vario tipo. Però restano sempre quelle in tutti i tempi, in tutte le misurazioni tutte le misurazioni che vengono effettuate. Questo perché? Perché se io vedo che a tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a tempo 7 sta persona, o meglio tante persone hanno il cancro, vuol dire che da questo tempo a questo tempo si sviluppa il cancro grazie, o meglio a causa dello stimolo, per esempio il 5G, oppure tutte le altre cose, ok? Adesso sto facendo il 5G perché una delle teorie del complotto era proprio queste, ok? Però arriviamo anche alla realtà dei fatti, nel senso che sono già stati effettuati vari studi con il 5G, si è visto che effettivamente un minimo di radiazione l'ho buttata fuori, come tutti gli altri dispositivi connessi, come i telefoni. Per dire, se noi teniamo il telefono direttamente vicino all'orecchio, possiamo sviluppare, o meglio, abbiamo più probabilità di sviluppare un tumore all'orecchio, oppure alla parte del cervello, ok? Non vuol dire che tutti prendono un tumore, vuol dire che le persone magari un po' più predisposte al tumore se lo beccano, ok? Così come, soprattutto per noi maschi, tenere il telefono sempre nella tasca può causare infertilità, ma non vuol dire che a tutti i maschi causi infertilità, vuol dire che ci sono alcune persone che sono effettivamente a rischio. Tuttavia, qual è il problema barra rassegniamoci, perché così non so come definirlo,
è che il mondo è connesso, quindi anche se noi decidiamo di non utilizzare quei dispositivi, in realtà le micro radiazioni che ci sono ce le becchiamo comunque, ok? E qual è l'altra realtà di fatti? È che queste tecnologie hanno comunque un impatto nettamente minore rispetto ai comportamenti che noi attuiamo, ok? Faccio un esempio molto semplice, diciamo, e che spero anche di sensibilizzarvi verso altre, cioè non solo sul 5G, sull'internet delle cose, ma anche su comportamenti di salute. Se prendiamo le malattie croniche, no? Per esempio le malattie cardiovascolari, piuttosto che il diabete o altre malattie di questo tipo, ok? È vero che c'è una grande predisposizione genetica, genetico-biologica, ma è anche vero che sono soprattutto i comportamenti che noi attuiamo che portano poi allo sviluppo di quelle malattie lì. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io fumo, se io bevo tanto alcol, se io sto a contatto con determinate, determinati stimoli, per esempio l'amianto, no? Per farvi esempi conosciuti, diciamo, oppure se io mangio tanta carne, eccetera, eccetera, aumento di brutto il rischio cardiovascolare, piuttosto che altri tipi di rischi, ok? Questi rischi qui poi mi portano a sviluppare dei rischi secondari, ok? Per esempio, l'ostruzione delle arterie, per dire, piuttosto che grasso attorno al cuore, ok? O anche il grasso viscerale, ok? Tutti questi fattori secondari aumentano tantissimo e sono la causa scatenante delle malattie croniche. Quindi, per esempio, le malattie cardiovascolari, gli ictus, gli ictus temporanei, piuttosto che le cardiopatie di vario genere, il diabete tipo 1, 2, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, quando si va a criticare, non è una frecciatina nei vostri confronti, ovviamente, però è una frecciatina nei confronti di chi sostiene fortemente le teorie del complotto o altri tipi di teorie, quando si va a criticare, per esempio, il 5G, il che è giusto criticare il 5G, come è giusto criticare qualsiasi, non criticare, ma mettere in dubbio, ecco. È giusto farlo, ma uno, consapevoli di tutto quello che ci sta dietro, ok? Due, consapevoli di quello che effettivamente è il tutto, perché molto spesso, come abbiamo ben scoperto durante questi mesi assieme, ma in modo particolare durante la conferenza, nei social media ci sono tante fake news, si dice di tutto e di niente, ok? Quindi stiamo ben attenti anche a questo punto qui, e soprattutto, come dice mia mamma, non sputiamo sul piatto dove mangiamo, ok? Perché magari siamo proprio noi stessi, magari che dopo attuiamo tanti comportamenti nocivi per la nostra salute, ok? Questo era un piccolo disclaimer, chiamiamolo così, sulla salute con il 5G. Ora arriviamo alle cose interessanti, non è vero, le cose interessanti, però vi faccio vedere qual è l'applicazione del 5G e perché è così importante il 5G per lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo anche del genere umano, ma anche degli altri animali, in fondo. Vedete, il 2G nel 91 si mandava un SMS, nel 98 si riusciva ad andare su internet con un'estrema calma, nel 2008 si mandavano video, anche questi con estremissima calma, ok? Poi pian piano si sono implementate le tecnologie, per esempio la 4.5G, l'LTE, ok? Sono tutte tecnologie che in realtà avete già, per esempio qua c'è il 3G oppure il LEDG si scriveva, oppure il GPR, no, GD, vabbè, una sigla strana che stava a cavallo tra 2G e 3G. Okay? Quindi pian piano in realtà ci sono anche altre tecnologie che sono state implementate, però questi sono i tagli, diciamo così, più importanti. Dal 4G al 5G vedete che salto enorme, cioè da 15 megabyte al secondo, che veramente nel 2008 sembrava di poter volare sulla Luna, per dire, si sono passati a 1 gigabyte al secondo e addirittura fino a 10 gigabyte al secondo. Questa cosa vuol dire, 1 gigabyte vuol dire 10 volte tanto 15 megabyte, no, forse di più, sì, no, di più, no, non so fare i conti a mente,
però molto molto di più rispetto al 4G, ok? Cosa vediamo in più di simboletti? I video non sono più video bruttini come erano nel 2008, ma sono video del 2020, quindi anche in 4K, per dire, quindi con una risoluzione molto molto alta rispetto alle tecnologie precedenti. E poi vedete c'è l'internet delle cose, Internet of Things, l'internet delle cose. Che cos'è l'internet delle cose? È fondamentalmente un progetto che esiste in realtà da tantissimi anni, da 20-30 anni, non è uno scherzo, però ovviamente 20-30 anni fa era quasi un'utopia pensare che nel 2021, neanche nel 2021, nel 2018, no, anche prima in realtà, dal 2015 diciamo, si sono iniziati ad avere tante funzionalità dell'Internet of Things. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che fondamentalmente tutto è connesso, vedete, ogni dispositivo, chiunque, in ogni posto, per ogni azienda o ogni affare, chiamiamolo come vogliamo, per ogni rete e in ogni tempo. Tutto è interconnesso tra esso, ok? Questa cosa quindi che cosa ci consente di fare? Ci consente per esempio di avere delle smart cities, come vengono chiamate, no? Quindi delle città intelligenti. Per esempio, cioè in realtà alcune cose sono già state fatte in maniera anche importante, diciamo, per esempio l'energia smart, ci sono tante città che stanno andando verso questo fronte, diciamo, o anche tante aziende private. Prendete la 2A, io per esempio ho la 2A, quindi conosco lei. La 2A ha un'offerta che si chiama Green, com'era? Vabbè, Green qualcosa. Praticamente tutta l'energia che io consumo deriva da fonti rinnovabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio vengono utilizzate le pale fotovoltaiche piuttosto, sì, fotovoltaiche, le pale eoliche piuttosto che i pannelli fotovoltaici, piuttosto che l'idrogeno, eccetera, eccetera. Okay? Anche questo è estremamente importante per l'ambiente. Perché? Perché abbiamo visto che dalla rivoluzione industriale ad oggi c'è stato un boom enorme di emissioni di gas serra, eccetera, eccetera, anche grazie ovviamente al consumo di carne, soprattutto bovine, eccetera, eccetera. E quindi stiamo mettendo fortemente a rischio il nostro pianeta. Per farvi anche un altro esempio, dalla rivoluzione industriale ad oggi abbiamo fatto fuori un sacco di specie animali e botaniche. Okay? Quello che si cerca di fare, perché c'è tanta sensibilizzazione sul tema oggi? Perché ci siamo accorti negli ultimi anni, in realtà molto prima, però evidentemente c'è bisogno di più tempo per la popolazione generale, quello di capire che effettivamente è un bisogno quello di ridurre per esempio il consumo di carne, il consumo di tanta acqua inutile piuttosto che la plastica, le microplastiche, eccetera, eccetera. Possiamo, noi abbiamo la scelta, abbiamo una grandissima possibilità di scegliere, ovvero scegliere cose, oggetti, ma anche l'alimentazione, per dire, che più aiuta anche l'ambiente, ok? Se non ci interessa niente dell'ambiente, se non ci interessa niente del mondo, perché magari siamo misantropi, magari ci può interessare qualcosa dei nostri figli, dei nostri nipoti, ok? Perché? Perché noi, ok, viviamo tranquilli e oddio, tra virgolette, tranquilli e sereni adesso, però tra 40 anni come stanno quelle persone con magari tante risorse in meno o con magari un mondo pieno di schifezze in giro, ok? Quindi noi che cosa possiamo fare? Possiamo per esempio, so che va un po' fuori dalla tecnologia, ma dopo torno, possiamo per esempio mangiare meno carne, ok? Ritornare all'alimentazione, non dico per forza, cioè, per esempio i vegani sono tornati all'alimentazione verso il paleolitico, ok? Cioè paleolitico, neolitico, dove si andava a raccogliere le bacche, le radici, piuttosto che si coltivava, eccetera. Non dico per forza adottare una scelta vegana, quella è una scelta di ognuno di noi, però sto dicendo magari tornare ai inizi Novecento, quando c'era quella che viene chiamata dai miei nonni la miseria, no? Quindi si mangiavano anche tanti più legumi, tanti più, sì vabbè, legumi, dopo ceci, fagioli sono legumi, quindi comprendono tutto, no? Quindi tornare anche a questo tipo di alimentazione, rallentare anche un po', comprare per esempio gli spazzolini di bambù piuttosto
di prendere quelli in plastica, eccetera, eccetera. Ma anche, attenzione, qua si torna alla tecnologia, diciamo, scegliere dispositivi intelligenti. In che senso? Anzi, meglio, mi correggo. Fare una scelta intelligente nel comprare i dispositivi. Cosa vuol dire? Uno, possiamo guardare l'azienda come occupa le proprie risorse. Nel senso, facciamo per esempio, non faccio confronti perché dopo dite che sono di parte, eccetera, però quando stiamo per comprare un telefono, per dire, guardiamo sul sito dell'Apple e sul sito della Samsung, per dire, e vediamo come si comportano per migliorare l'ambiente. Faccio un esempio stupido, l'Apple Watch, la cassa dell'Apple Watch, come vi avevo già detto, è fatta dai vecchi iPhone, ok? Per dire. Così come alcuni dispositivi Samsung sono fatti da scarti di altri telefoni, piuttosto che computer, eccetera. Quindi vediamo quale azienda, come dire, parola mancante, i nostri ideali, ok? Quale azienda soddisfa, diciamo, i nostri ideali. Ma ancora, se è vero che magari spendo 800 euro per un dispositivo, sia esso Android o iPhone, cioè, non è questo il punto, però è anche vero che tendenzialmente questo dispositivo ha anche più capacità, ok, di tenere il sistema operativo per più tempo rispetto a quelli da 100 euro, ok? Così come, ancora una volta, guardiamo come si comportano i sistemi, o meglio, le aziende che producono sistemi operativi per telefoni con i telefoni stessi. Per esempio, l'Apple garantisce 5 anni di aggiornamenti di sistemi operativi e in più, attenzione, da quest'anno garantisce anche gli aggiornamenti di sicurezza finché il telefono proprio non muore. Ok? Questa cosa è estremamente importante perché? Perché io garantisco la sicurezza ai miei clienti, do ancora un certo standard di qualità, però ovviamente non può supportare un sistema operativo che diventa magari più importante, diciamo, da gestire. C'erano domande, perché sentivo forse il microfono. Al momento non ce n'erano. Quelle che hanno scritto ho risposto nella chat, quindi tranquilla. Ok, grazie mille. Poi vedete, adesso ve lo traduco io così dall'inglese, a parte le colonnine delle macchine elettriche, queste qua ormai sono storia, diciamo, soprattutto a Milano, però vedete, tutto il non management, come si dice, la gestione dei rifiuti, piuttosto che i condomini in sé, piuttosto che i parcheggi, piuttosto che le luci, eccetera, possono diventare tutte smart, connesse tra di loro, ok? E quindi non c'è neanche più bisogno dell'intervento fisico dell'uomo, ma c'è l'intervento ovviamente da remoto dell'uomo. Prendete il metro 5, la Lilla. La Lilla funziona così, ok? Avete mai visto un conducente nella Lilla? No, perché? Perché viene fatto tutto da remoto e non c'è il bisogno fisico che la persona sia lì, il che è estremamente interessante come sviluppo. Perché? Perché diventando sempre più interconnessa, la città poi sviluppa una propria autonomia fondamentalmente, banalmente anche per il monitoraggio delle emissioni. In realtà queste cose qui di base ci sono già, ok? Il 5G cosa fa? Le implementa. Non è che siano troppe novità, diciamo, però è un'implementazione molto molto importante. Un altro esempio l'abbiamo visto anche nella conferenza di consapevolezza digitale, e in realtà anche l'altra volta, la medicina, la psicologia digitale, cioè io tramite il mio Apple Watch, la mia Mi Band o quel che è, posso inviare i miei dati al medico o allo psicologo e vedono i miei dati, ok? Possono fare, aiutano alla diagnosi, aiutano nel monitoraggio magari della malattia o del disturbo mentale o quel che è, insomma. Quindi anche in medicina è estremamente importante. Poi nella conferenza abbiamo visto i VR, la realtà virtuale, la realtà aumentata, come possono essere utili alla medicina, ok? Se vi ricordate, per esempio, la pubblicità della TIM di, ma sarà quasi un anno fa, dove c'era questo
padre, se non ricordo male, che accompagnava la figlia all'altare in una bella location, non mi ricordo dove, e sta facendo un intervento chirurgico fondamentalmente tramite il visore, ok? Questa qua non è fantasia, questa qui è realtà. Con il 5G si dà sempre di più la possibilità di essere così connessi da rischiare meno di, per dire, restare impiantati durante un'operazione, ok? Per farvi capire. Un altro uso dell'internet delle cose è la domotica, ok? Qua prendo l'Apple perché, cioè, di nuovo, la conosco di più. Però la domotica che cos'è? Fondamentalmente la connessione di tutto ciò che è possibile all'interno della casa. Gli altoparlanti, il bridge, vabbè, sono dei ponti fondamentalmente, i campanelli, i condizionatori, finestre, interruttori, ruote, purificatori dell'aria, le luci, i rigatori, TV, umidificatori, cioè tutta sta roba qua, ok? Sono interconnesse tra di loro e in base alle nostre esigenze si possono, come dire, cioè è come se la casa diventasse un organismo, ok? E io al mio interno modifico questo organismo, ok? Come, è bruttissimo adesso il paragone, però è un po' come il nostro microbiota, quindi quella che viene chiamata flora intestinale, con noi. Si comportano come più gli pare piace, ok? E noi abbiamo dei comportamenti che soddisfano, per così dire, i batteri all'interno del nostro intestino. Allo stesso modo, so che è bruttissimo come esempio, noi siamo i batteri, la casa è l'intestino. Adesso è bruttissimo. Cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che magari ci spostiamo in una stanza e allora si accendono le luci piuttosto che il condizionatore, il purificatore dell'aria, quel che è, in quella stanza lì. Poi mi sposto, ok. Insomma, c'è una dinamicità tra me e l'ambiente. Vedete anche qua, per esempio, oppure possiamo automatizzare questa cosa qua. Per esempio, io non riesco a dormire con luci accese, rumori o tapparelle alzate, anche perché c'è un faro proprio che colpisce casa mia, quindi non mi pare caso. Però cosa può essere utile? Può essere utile magari farmi aprire le tapparelle in maniera automatica alle 7 del mattino, per dire, così poi mi sveglio pian piano da solo, ok? Ovviamente sono tutti piccoli capricci, tra virgolette, nel senso non è vitale, posso aprirmi la tapparella da solo e lo faccio tutti i giorni, non è questo il punto. Però in un'ottica di autonomizzazione, in un'ottica di internet delle cose, questo in realtà esiste già. Okay? Oppure un altro, ecco, funzionalità interessanti, magari sto in giro tutto il giorno, io tramite il mio telefono dico accendi il condizionatore che tra mezz'ora sono a casa, tra mezz'ora che sono a casa mi trovo la casa fresca e durante il giorno non ho sprecato l'aria, ok? Oppure, vedete, me ne sto in vacanza, questa telecamerina, diciamo così, nel momento in cui si avvicina qualcuno alla porta me lo notifica e dice guarda c'è qualcuno alla porta, mi connetto con la telecamera e vedo chi c'è alla porta, piuttosto che nelle stanze, eccetera, insomma. Quindi, poi, di nuovo, qua c'è tutta la personalizzazione che una persona può avere. Poi c'è Hey Siri oppure OK Google per la controparte, ovviamente è partito Hey Siri sul mio telefono, oppure OK Google nella controparte Android, oppure Alexa, quelle cose lì, ok? Sono tutti, possono essere tutti integrati con l'intelligenza artificiale, ok? Il che è molto interessante. Per esempio la lavazza, Amazon Alexa, la lavazza ha fatto uscire proprio, a quanto sarà, ma in realtà poco tempo fa, sarà un mesetto penso, ma forse un po' di più, vabbè, comunque in tempi recenti, questa macchinetta del caffè che costa troppo per niente fondamentalmente, nel senso che costa 249 euro per una macchinetta del caffè, però qui ha Alexa, quindi per esempio se io voglio un Alexa in ogni stanza perché magari voglio avere l'assistente intelligenza artificiale in ogni stanza, posso posso, come dire, di averne uno nella stanza, per esempio Alexa nella macchinetta del caffè, piuttosto che l'HomePods nella stanza da letto, piuttosto che altri dispositivi in giro per la casa. Quindi
può essere un'opzione anche questa. Un po' costosa, quello è vero, però per chi vuole c'è anche quello. Ok, qua non so perché si sia aperto. Poi, ancora, in agricoltura, ok, come l'internet delle cose può essere utile nell'agricoltura? Beh, vedete qua, posso... In realtà ci sono già dei piccoli chip, diciamo così, che si possono mettere all'interno del vaso delle nostre piante, ci notificano per esempio quando bisogna concimarle piuttosto che quando bisogna metterci l'acqua o altre cose, o quando l'ambiente è troppo caldo per la pianta, o quando è troppo freddo, o quando c'è troppa luce, quando c'è poca luce, eccetera, eccetera. Quindi, proprio per chi ha il pollice nero, magari queste cose possono essere anche utili. Però nell'agricoltura di massa, questa cosa può essere estremamente interessante perché posso fare analisi, ok, in maniera smart, posso vedere l'erosione del suolo, posso vedere tramite i droni tutto il mio terreno, ok, perché magari ho campi talmente grandi, ok, ettari, ettari, ettari di campi, che girarli tutti a piedi potrebbe diventare anche dispendioso. Posso ottimizzare l'acqua, le risorse, il fertilizzante, ok, posso fare diagnosi, perché anche il terreno, al terreno e le piante si fanno le diagnosi, okay? Ovviamente non di disturbi mentali o di roba medica, però delle loro patologie. Oppure si possono fertilizzare, eccetera, tramite dei droni speciali, diciamo così. O ancora, la Tesla magari la conoscete tutti, quindi la possibilità di capire quando una macchina è vicina all'altra, piuttosto che l'autopilota, ok? Non so se lo sapete, però le Tesla possono guidare fondamentalmente da sole, okay? Meglio in autostrada perché si fanno curvette e curvettine, possono essere un po' così difficoltose cose. Oppure il cambio corsia, cosa succede? Tramite radar, eccetera, vede cosa sfiorare, o meglio cosa sfiorare, cosa non urtare, cosa urtare, piuttosto che chiamare l'auto che venga da me. Per esempio, sono in università che è sui Navigli, magari avessi una Tesla per dire tutto ciò, però la chiamo, la Tesla arriva da me e quindi capite che non devo pagare nemmeno il parcheggio, per dire. Anche se ho una Tesla dovrei permettermi il parcheggio potenzialmente, oppure si fa il parcheggio automatico. Tutto questo è vero che c'è la tecnologia di Tesla, perché ovviamente sono tutte cose tecnologiche interne a Tesla, ma è anche vero che funzionano tramite alla connettività, quindi al 4/5G, ok? O di nuovo, magari vi sto stancando, però il sistema operativo delle macchine, in realtà questo lo stiamo già vedendo, per esempio sulle 500 nuove c'è il Google, quindi diciamo per esempio il Google mette il navigatore per andare perché è ZTL, però per andare da qualche parte, ok, piuttosto che Google guarda dietro, perché ci sono anche le telecamere, guarda dietro, guarda avanti, oppure aiutami a parcheggiare, tutte queste robe qua, insomma. Ci sono tanti vari comandi, oppure con Siri, vedete, tanti vari comandi, tante varie funzionalità che possono essere, come dire, utilizzate. Poi ovviamente più avanti si va nel tempo, più diventano importanti tutte queste funzionalità, ok? Ma così come anche i nostri telefoni, per esempio la realtà virtuale, la realtà aumentata con il 5G, faccio vedere app, mappe, AR, no, immagini, vedete per esempio, questo qua lo possiamo già fare in realtà con il 4G, anche se in realtà il 5G è quasi uno standard negli Stati Uniti, però vedete, io sono per esempio in piazza Abbiategrasso, ok? Ci sono tantissime vie che hanno l'afferenza su piazza Abbiategrasso, di conseguenza quale via devo prendere? Aprendo la realtà aumentata, girando il telefono mi dice, guarda, vai di là, finché non mi notifica, diciamo, non notifica, però mi fa vedere quella strada lì, ok? E questa funzionalità è estremamente interessante, soprattutto per persone disorientate, diciamo. Ovviamente più lo standard qualitativo della connessione internet aumenta,
meglio è per tutte queste tecnologie. Ok. E niente, avete domande? Perché ho parlato un bel po' oggi, quindi magari. Al momento non ci sono domande scritte, okay, né mani alzate. Però possiamo chiedere così. Avete domande specifiche sull'argomento? Curiosità? È tutto chiarissimo. Ancora non, io personalmente non mi sento in grado di essere a quel punto, però prima o poi, finché ce la faccio con i miei mezzi, non ho bisogno di Alexa. Invece io una volta, scusa, niente, volevo dire che io andrò ad abitare invece da settembre in poi una casa domotica, e quindi penso che dovrò imparare tante, avrò la cucina a induzione, già sono abbastanza confusa. No, ma quella non c'è bisogno della domotica per la cucina a induzione, cioè da 20 anni è bellissima, c'è la mia figlia. Ma io non l'ho mai usata, quindi mi devo abituare, dico, ma anche la casa sì, è in serie A, più non lo so. Ci farai fare una visita guidata il prossimo giorno. L'home tour su YouTube. Sì. Scusa Luca, io una volta in macchina avevo la... Però adesso non riesco più a vedere la mappa, non riesco più a dire Google fammi vedere la strada, non ho capito che cosa sbaglio adesso. Ho il telefono collegato. Ho perso forse il primo passaggio. Potrebbe ripetere perché... Sì. Okay, sì. Scusa, non riesco più a collegare la mia macchina con le mappe per vedere le strade. Okay. Prima dicevo Google, ok Google, via Spartano, e mi portava lì. Adesso non riesco più. Allora mia figlia dice che forse è il telefono che ho io che non va bene. Boh, e prima funzionava tutto, la macchina è nuova, non capisco perché non funziona. Devo tenere il telefono in mano, mi sembra assurdo. No, anche perché, esatto, anche perché queste tecnologie servono appunto per migliorare la nostra vita. Io sbaglio qualcosa, sbagliamo qualcosa di sicuro, perché la mappa io... si vedeva all'inizio nella macchina nuova, devo andare di nuovo al concessionario, non lo so. Allora, prima domandina da fare, o meglio da farsi, è: sono connessi effettivamente i dispositivi, ovvero nel, immagino si connetta tramite Bluetooth, nel telefono, sì, all'interno della scheda Bluetooth è connessa la macchina quando è in macchina, oppure? Sì, è connesso, ci parlo in macchina col telefono, okay, tutto, mi telefonano tutto, è la mappa qua, non riesco più a... sopra la mappa? Sì, è solo quello, prima, a parte che prima dicevo Google, telefono di Donatella, mi metteva in comunicazione con Donatella, adesso invece devo schiacciare, e questo mi sembra assurdo. Ok, allora probabilmente è un problema di... Di audio? Di OK Google. OK Google. Eppure quando ce l'ho in mano il telefono in mano funziona. Okay, perché magari l'ha disattivato anche involontariamente, per dire, e anche mia essere... vabbè, non lo so, devo guardare. Se lei non è connessa alla macchina, se dice OK Google funziona o no? E dove lo guardo? Adesso al telefono, giusto? Sì, sul telefono. Se lei dice adesso Ehi Google oppure OK Google, il telefono funziona, viene fuori? Funziona, sì. Mentre appena lo connette alla macchina, no. Quando sono in macchina non funziona. Come mai? Apri la mappa quando lo chiami OK Google senza la macchina, ti apre la mappa? Sì, se devo guardare sul telefono, sì, mi apre la mappa. Il collegamento tra il telefono e sì, brava, è la macchina, l'ho aperta, prima c'era, quello che mi fa arrabbiare, che prima c'era, adesso devo partire a luglio, mi serve in macchina, no, non è che vado in un posto strano, perché figurati, Milano, Conversano è tutto dritto, Conversano mare, tutto dritto, non mi perdo su autostrada. Però quando sono su nei paesini, là sì che è pericoloso, bisognerebbe averlo. Sì. Assolutamente. Allora, quello che può fare è, prima di tutto, sconnettere i dispositivi. Quindi va su il telefono, impostazioni, Bluetooth, e cancella fondamentalmente la connessione con la macchina. Sì.
Dopodiché, quando va in macchina, dopo che ha fatto il suo lavoro, diciamo, quando va in macchina, deve riconnettere la macchina. Quindi, di nuovo, impostazione Bluetooth e connette la macchina, che probabilmente è scritto, come la chiama, Android Car? Sì. Ok? Quindi, rifà la connessione e prova in questo modo. Se in questo modo ancora non funziona... Mi può scrivere una mail, che tanto da prossima settimana sono più libero, una mail con il modello della macchina, ok, e il modello del telefono, e vediamo di risolvere la cosa. Okay? La macchina è la Peugeot 108, il telefono è il Samsung Galaxy 50, niente di speciale. Ah, la Peugeot 108. Perché anche io ho una Peugeot in 100, vero? Sì, però mia figlia l'ha collegato, scollegato, ma solo il mio telefono, perché il suo sì. Il suo funziona bene nella mia macchina. Provi a fare sta roba del Bluetooth, probabilmente anche quella. È il mio telefono che non riesco a capire. No, probabilmente è solo la connessione. È certo che la connessione, perché mia figlia l'ha scollegato, collegato. Ho detto, magari Luca mi dice qualche segreto che io non riesco, io mia figlia non riusciamo, però l'abbiamo collegato e scollegato. Allora dice, mamma no, è solo il tuo telefono. Oh. Vabbè, adesso non lo cambio il telefono, questo è chiaro. Ma la Peugeot 108 di che anno è? È di 2 anni fa, del 2019. Ok, perché in teoria Android, giusto? Sì, Android. Sì, però è strano proprio. Io ho Android, sì. Allora... Comunque si provi a fare, scolleghi il Bluetooth da entrambi i dispositivi, cioè il dispositivo meglio, dal telefono e dal Bluetooth, dalla macchina, ok? Lo scollega e dopodiché ricollega il tutto, quindi fa la procedura, diciamo così, da capo. Poi provi a dire, ok Google, fammi X, oppure vai a caso, dov'è? E quindi da lì poi mi dice se funziona o non funziona. Perché in quel caso allora bisogna vedere la comunicazione con Android Car e il telefono stesso, che è una cosa leggermente più difficile da fare. Io ho il Galaxy A50, quindi non è neanche tanto vecchio il mio telefono. Comunque, vabbè, vediamo. Sì, ho capito, ma l'abbiamo già fatto quello che tu dici, collegare e scollegare. Lo ha già fatto, ma mia figlia ma con il suo telefono. Aspetti, non solo scollegare e collegare, proprio eliminare il profilo. Eliminare completamente. Esatto. Riproverò di nuovo quando sono con mia figlia, è chiaro, perché io se no faccio caos. Tipo corso, Luca, veramente. Vabbè, comunque questa cosa qui mi ha dato fastidio, perché all'inizio era comodo. Google, il numero di telefono, collegami con mia nipote, cioè mi faceva collegare, no? Trovami via tal dei tali, mi metteva subito la testa e mi parlava, capito? Mi parlava. Noi siamo meno evoluti, abbiamo una vecchia macchina, però abbiamo preso un porta cellulare, cioè che si appoggia lì il cellulare. Lo so, anche io una volta era così, lo so, una volta era così, anche io ce l'avevo, ho fatto così sempre. Adesso con la macchina nuova pensavo... Che bello! Sulla macchina di mia figlia, effettivamente è bellissimo. C'è una specie di display come una piccola sì, televisione. Anche il mio è uguale, però è bellissimo. Se non lo sai usare, Giovanna. Prova a cambiare. Potrebbe ripetere il modello del telefono Galaxy? Galaxy A50. Perché magari deve soddisfare anche i requisiti minimi, quindi vediamo. Eh sì, secondo me il telefono, dice mia figlia. Lei proprio convinta che sia il telefono, perché quando avevo l'altro telefono appena comprata la macchina funzionava con l'altro telefono vecchio, questo è il telefono nuovo Galaxy A50 mio. Un codice modello, vabbè, il codice del modello non vale la pena. L'unica cosa è che non ho messo il numero di telefono, c'è il sito sconosciuto. Devo mettere il numero di telefono. Vabbè, ma non c'entra niente questo. No, perché vedo che anche altre persone hanno avuto dei problemi con cash, eccetera. Provi intanto a fare quello che l'ho detto e poi scrivere via mail nel caso. Vedi, collegare un telefono Galaxy all'auto mobile con Android, questo l'abbiamo fatto un sacco di volte. Però l'altro telefono, che era l'altro Samsung, funzionava.
ed era così comodo. Ok Google, numero di vita, non so, numero di qualcuno, oppure via calvetta. Che sistema operativo ha lei? Allora, Android. Sì, ma Android cosa? Perché ci sono varie... Non lo so, che cosa, dove devo andare a cercare, Android dove, aggiornamento, so, dove lo devo cercare. Android che cosa vado a cercare? Allora, un secondo che vedo, perché ovviamente non mi ricordo. Però io sarò dentro alle impostazioni adesso, del telefono. Provi a scrivere, se tira giù vede che c'è una barra dove c'è una lentina? Dove c'è una barra, quindi io sono su impostazioni, Esatto, se tira un po' giù con il dito, tipo da metà schermo in giù, dovrebbe comparire in alto come si chiama? Una barra di ricerca come questa, oppure c'è una lente in giro per... Sì, c'è la lente sopra, in alto a destra c'è la lente. Allora, cosa devo scrivere? Scrive versione, provi versione. Versione in versione colore, quindi accessibilità, miglioramento della visibilità. No, versione che cosa? Versione sistema operativo. Versione Android. Io c'ho 8.0. Versione Android. Allora scrivo versione Android. Android auto me lo dà. Android auto, sì. Notifica, autorizzazioni. Nelle autorizzazioni c'è scritto calendario, contatti, geolocalizzazione, microfono. Prova a vederlo così a livello Android. Ratata, 9. Ok, no, non è compatibile perché deve esserci Android 11. È questo il problema. Ah, ecco, Android 11? Scaricare Android 11, devo scaricarlo sul telefono. Però non è detto che lei possa farlo. Nel senso che se il telefono non è così prestante, appunto non può farlo. Era un po' il discorso che dicevamo prima, no, sull'ecologia. Allora ha ragione mia figlia, il telefono che non funziona. No, ma aspetti, lei può fare questa cosa qui però, perché un telefono Android con Android 6 Marshmallow o versioni successive, un piano dati attivo e la versione più recente dell'app Android Auto che ha, ok? Ha un'automobile compatibile, quello che può fare è collegare con un cavo USB la macchina al telefono, ok? E da lì dovrebbe riuscire a fare il tutto. Ah, quindi il cavo che ho in macchina devo collegare il telefono. Io lo tengo per caricare il telefono, invece devo togliere quello e devo mettere il cavo USB. Esatto, cioè deve collegare la macchina con il cavo USB e il telefono. Ma non è il cavo del caricatore, quello è un'altra cosa. No, è il cavo USB. Il cavo USB, e allora devo comprare. No, ce l'ha già quando carica il telefono per dire. Quello ce l'ho sempre in macchina attaccato. Okay. Allora è questo. Quindi il telefono lo devo collegare al cavo, dici tu. Esatto. Ma non so se mia figlia ha provato. Va bene, Luca, grazie, proveremo. Vede che qua c'è scritto? Un telefono Ancora. Ho visto. E poi sì.